Ciao a tutti amici di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Rimworld. Come vedete, passo indietro nel tempo perché ho fatto un salto prima che accadesse l'assedio che mi avrebbe dato molti problemi, tipo mi avrebbe fatto fuori molti rim, tra cui il mio preferito, i miei preferiti, e quindi niente, ho detto, niente, faccio un salto indietro. E al posto di arrivare l'assedio si è triggerato un evento, comunque, ma è un Manhunter Pack di Alpaca, e sono un casino. E sono a sud. Ok, quindi la cosa è meglio secondo me dell'assedio, perché per l'assedio non sono preparato, ma per gli alpaca sì. Dobbiamo semplicemente attivare le torri e aspettare che questi simpatici amici passino attraverso il tunnel della muerte. L'ho lasciata aperta, vero? Sì. Va bene, ci sono le torrette. Alpaca contro torrette volume 1. Anche i dromedari stanno attaccando gli alpaca. È una guerra tra alpaca, dromedari e torrette. Molto meglio dell'assedio. Boom! Mi hanno fatto fuori tutte le torrette, queste bestie, però. Ok. È giunto il momento di uscire allo scoperto e farli fuori. Amico Sofia, via. Che casino, ragazzi. Gran casino. Allora, il risultato di questo Manhunting Pack, ecco, ho perso due torrette, però tutto sommato poteva andare peggio. Dai. E abbiamo un sacco di carne. Molto, molto, molto meglio di quello del problema che avevamo avuto prima con nell'episodio precedente con quei dannatissimi assedianti. Ok, allora, sono le 6 di mattina, si va sul mondo. Hello World, era da un po' di tempo che non lo andavamo a vedere. So che ho diverse missioni, tipo questa di attaccare un prisoner camp, ma non me ne frega niente. Voglio fare una carovana. Nella carovana metteremo Branding. Kumiko non ha il suo fucile, caspita. Dov'è Kumiko? Ah, scusate, Takeru. Hanno dei nomi che ricordano un po' dei nomi giapponesi e li confondo sempre. Kumiko e Takeru. Comunque, forma caravan. Allora, abbiamo Branding. E poi abbiamo Takeru. E poi abbiamo Dromedary 7, 6, 4, 5. E ci pigliamo anche. Ma basta. Va bene così. Ok, perché questi non li voglio vendere. Ah no, c'è i 7. Ok, ne abbiamo preso, sono 4. Item. Quando partiamo, prendiamo con noi. Acciaio, no. Due letti. Dormire. Gli alpaca morti, no grazie. Il corno di Trambo. E tutte le armi oscene che abbiamo. Che non servono a nessuno. Le oscene, alcune sono belle. Questi shotgun ottimi. I tornado generator ne prendiamo uno, vediamo se possiamo venderlo. Granata frammentazione. Oro. L'argento un po' lo lasciamo. Ah, il cibo, caspita. Queste sono cose che dimentico sempre. 2 giorni e 2. Accetta. Conferma. E praticamente adesso facciamo una bella traversata del deserto per arrivare nel villaggio, non nel villaggio, nell'insediamento più vicino, che non è il villaggio dei nativi, perché i nativi ti vendono il pemmican e la carne, ok? Ma se andiamo nel villaggio forse riusciamo a vendere bene le armi, il Frambo Horn, eccetera. Insomma, vendiamo cose che costano di più che i nativi non acquisterebbero, e magari riusciamo a trovare anche un occhio bionico per il nostro buon Takeru. Perché Branding è ferito? Ah, avevo un morso di alpaca, ma è rattoppato, va bene.
Granite. Lei. Non abbiamo granito, questo è il problema. Ho chiesto di fare un tavolo di granito e non ho granito. Devo fare un tavolo di che cazzo ne so. Questa cosa mi fa. È colpa mia, Slate, facciamo. Quanto abbiamo dei pezzi di astronave che cadono. Ehi ehi ehi. Tu? Non ti avevo visto. Quindi torniamo ad avere soltanto due dromedari. E prima che qualcuno abbia la brillante idea di mangiarsi i cadaveri degli Alpha, che li andiamo a macellare tutti. Carne per tutti, ragazzi. E anche pelle. Perché quella pelle di alpaca adesso è camel hide sempre. Facciamo un'altra poltrona di camel hair. Ah, questa è di pelliccia, questa è di pelle. Buono. Quindi due poltrone per la ricerca. Quanta carne abbiamo? Alpaca Meat 536. Buono, davvero buono. Ah, abbiamo ancora un'alpaca da macellare. Ok, suggerirei una cosa. Gli animali sono tutti adesso nella Dromedary Area, giusto? La Dromedary Area. No, va bene. No, stavo pensando perché vedevo delle piante mangiate, ma probabilmente sono state mangiate da noi, non dagli animali. Ok, intanto diamo un'occhiata. Brandy's Caravan, con i due bedroll riescono a riposare sicuramente meglio. Due colonist, quattro animali, un sacco di armi, un sacco di roba. È probabile che provino ad attaccarci. Harry's Bush. Sarei curioso di capire chi c'è qui dentro, cioè sarebbe veramente una figata fare un attacco, però meglio di no. Non ancora, non siamo ancora pronti, ecco. Camelite, politico, bene. Research. Avevamo long range mineral scanner, letti d'ospedale. E parlando di scanner, adesso. Ah, c'era una cosa che. Geothermal generator. Con questo generatore non abbiamo più problemi di energia. Ok, gli scanner. Advanced component, non ho componenti avanzate, cazzo. Però posso fare il radio contact qui con le stazioni orbitali, che non è male. Dobbiamo trovare dei componenti avanzati quando arriviamo a casa di Whitnot. Assolutamente. Ah, a proposito, scusate, ma termite? Non si fa proprio reclutare. Ok, allora, Days of Food 1,9, Forage per Day 15,8, visibilità un cavolo, massa non ci serve, dormiamo nei sacchi a pelo con i dromedari. Il cibo c'è, l'oro c'è, le armi ci sono. Abbiamo un corno di trambo che potremmo vendere. Aurora. Voglio vederla. Purtroppo non si vede. Però l'aurora dà un miglior. Mi sa. Sta tutti dormendo.
Potrei portarli fuori per guardare l'aurora. Dai, velocizziamo perché sono curioso di vedere l'aurora finisce. Va bene. Di vedere come va questa visita. È la seconda visita che facciamo. La prima l'avevamo fatta tanto tempo fa, ma non era stato un commercio così lucrativo. Caravan request, vediamo che cosa si tratta. Qui vogliono 23 mazze, stiamo parlando di Whitnot. Questi vogliono 23 mazze. Ok. Charge rifle and flank pants. Cambio di 23 mazze, sono fantastici. Oh, che meraviglia! A parte il mais, volevo dire le smoky, no scherzi, il mais. Arrivato raccolto 500 unità di mais, una metà da parte. 500? Più di 1000 in realtà. Questo è quello che ci piace, benissimo, così ci piace. Allora adesso, visto abbiamo fatto il mais, andiamo a piantare il riso. Perché il riso? Perché ci mette meno a crescere. Ed è più vicino al nostro frigorifero. Ah, ok, siamo arrivati a Whitnot. Jump at to location. Attacca, no, scherzo, trade. Allora, possiamo comprare i cani qui. No, in realtà siamo qui per vendere dromedari e non è solida realtà. Quindi vendiamo i dromedari e ci portiamo a casa con questo commercio quasi 1000 pezzi d'argento. 4 dromedari che abbiamo ottenuto. Componenti avanzate, possiamo comprare due. Che sono quelle che ci servono per. Anzi. Abbiamo 6, ne hanno 6. Ci servono appunto per gli scanner, eccetera. Rambo Horn, glielo vendiamo e gli vendiamo le meraviglia. No, 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 Plastic Longsword, scusate, non so perché l'ho preso, ma questa la voglio io. La voglio tenere io. Stavo per venderla, aiuto. L'incendiary launcher lo tengo io. Questo shotgun lo tengo io. Tornado generator, ragazzi, vale 800, io non lo posso vendere per 118, ma andate a quel paese. Le granate non me le faccio da mazza, quindi gliele vendo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. La cosa più interessante sono i componenti avanzati, onestamente. Stomaco bionico. Pianto cochlear. Beh, ragazzi, non è così potente come un orecchio naturale, ma è meglio che essere sordi. No, lasciamo perdere per adesso. Penso che mi accontenterò dell'argento e dei componenti. Accettiamo, magari prendiamo anche un paio di pasti da viaggio e diamo un regalo prima di andare via, gli regaliamo shotgun. Non ha sortito nessun effetto. Torniamo indietro. Package survival meal 2. Frutti e berries, eccetera. Quindi saremo a casa a 2,2 giorni con due pasti. Ops. Non è il massimo, ma torniamo a casa con i componenti avanzati e con l'argento. Ok, quindi adesso abbiamo quasi 1000 unità di mais da parte. Questo è positivo. Lei non sta facendo niente, esatto, perché i campi sono tutti sistemati. E anche il legno qui è sistemato. Abbiamo molto legno in casa. Praticamente nulla. Va bene.
Lyle sta dormendo, oltre che a lavorare nei campi con gli animali, che cosa fa questo? Potrebbe andare in miniera, ma andiamo tra in miniera, dai. Ok, altro acciaio. Prendiamo l'Orbital Trade Beacon, che significa nel caso ci fossero delle stazioni orbitali potremmo commerciare con loro, oppure possiamo contattare le stazioni vicine adesso. Bene. E possiamo fare anche del commercio con eventuali pirati orbitali, eccetera, eccetera, eccetera. Giorno e mezzo. Ah, appena arriviamo alla strada andrà tutto meglio. È che allora, item. Qui abbiamo una spada, abbiamo il launcher. Hospital bed, benissimo. Se ci attaccano è un casino. Una cosa molto importante, volevo vedere, visto che ho lo scanner, Starflight Sensor, non so cosa sia, posso già fare le trivelle? Soluzioni penicillina. Ancora. Oh no. È nulla. Nulla, vediamo se funziona la storia delle trappole sul ponte. Dai, in prima linea chiaramente perché ha il fucile a pompa. La Jet magari si mette un po' distante. Patch con la mitraglia. Occhio. Ecco, salgono sul ponte e poi provano a sparare alle torri. Ok, prima trappola è andata. Quelli con l'arco secondo me fanno un po' fatica. Ah, ma passano anche nell'acqua. Perché vanno ad attaccare le altre torri. Però, vabbè. Ma in realtà, ragazzi. Mi è sembrato un attacco molto tranquillo. Fatemi vedere Sardine, che morirà molto presto, in 5 ore. È incapace di fare carrying, è fortissimo come shooting melee e sa gestire gli animali, no, non lo voglio. Bene. Iniziamo a fare anche un cimitero a nord. Visto che sti simpaticoni. Comunque no, niente, credo che la safe area sia in realtà inutile. Davvero. Mi sto accorgendo che nessuno sale mai sulle proprie trappole. Ed è fenomenale il fatto che chi sale sul ponte per andare ad attaccare poi le torrette viene fatto fuori dalle trappole. È molto semplice difendere dai nativi. Ok, andiamo a vedere Branding, che adesso sta dormendo e non ha cibo. Non hanno cibo, non hanno proprio niente. Non hanno neanche le bacche. Ish.
Arriveranno a casa fra 0,8 giorni senza aver mangiato un cazzo, insomma. Il riso come è messo? Già il 28%. Non male. Non male. E siamo il 14 di agosto, quindi l'estate sta per finire. Anche d'autunno si può comunque coltivare, quindi continueremo così e quest'inverno avremo. C'è la frigorifera piena. Occhio che quanta pietra che eventualmente potremmo usare per crafting vario. Oh merda, ho dimenticato di dire a Jet che può andare a dormire. No, 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 Jet, food recreation, vai a dormire. Non posso dargli mentre si mette a lavorare, wow. Credo comunque che tenere le fabbriche qui, le fragole qui non sia una scelta eccellente perché. Oddio, no, in realtà ogni volta sono 60 bacche che vengono date gratis. No, penso che non me ne sto accorgendo, ma che comunque questo impatta molto sul cibo. E adesso che posso fare la penicillina avrei bisogno di un laboratorio per le medicine. Non ci sta, dove metterlo nel laboratorio normale. Possiamo iniziare a vedere se c'è la possibilità di lavorare sulle medicine. Ok, i ragazzi sono arrivati a casa, ci portano le componenti avanzate e un sacco di argento. Però poi posso fare il drill. Non credo di averlo ricercato. Non credo di averlo ricercato, ragazzi. Fatemi vedere. Lo prosthetic deve essere bellissimo, forse interessante di tutti. Scusate. Medicine production, long range mineral scanner. Materiali sterili, biofuel. Deep drilling, eccolo qua. È inutile questo. Finché non abbiamo deep drilling è inutile questo lo scanner. Perché lo scanner sì, mi dice che cosa c'è dentro cosa, ma. Dobbiamo ricercare. Ah, intanto qui abbiamo hay. Idromedari possono prenderlo volendo. E qui si può andare a fare kibble. Resistenza da 7 a 6,1 per Termit. Perché ha il morale basso? Perché il figlio è morto, perché ha ancora dolore, perché alcuni amici sono morti e le aspettazioni sono basse. Però decent dining room, vabbè, sei in una prigione bella, cioè. Transport port crash. Maxwell, vediamo che cosa sarebbe. È il fratello di Lyle. Fast learner, molto nevrotico, depresso, però bravo vabbè, allora chiediamo a Lyle di andarlo a salvare, di andare a salvare suo fratello, però poi.
Non lo vorrei reclutare, onestamente. Però lo curiamo. Allora, fare la penicillina serve neutramine. Fare neutramine non si può, eh. Aesthetic user skill. Vai. Fare le canne, ok. Fare wake up, neutramine 2. Fare lo yayo, psychoid leaves. Mango juice, neutramine. Devo andarmi un po' a studiare come trovare le neutramine o come farle, perché faccio fatica. Allora, wildlife, ci sono nuovi dromedari. Visto che ormai ho capito che ho dei buoni addestratori. Li vado a prendere in modo da poi andarli a vendere. Magari li porto questa volta al villaggio a nord. Penso che me li comprino senza problemi. Dimmi, ti prego, dimmi che. Ero ancora. Non lo fa fuori, non lo fa mai fuori. No. Muore fra 10 ore, cioè, immaginatevi Nemu. Deve essere molto forte, che vi devo dire. No, resti. Ah, sì. Resti, ma nell'ospedale. Takeru si è beccato letteralmente un becco di animale addosso. E Maxwell era caduto. L'abbiamo un pochino sistemato. Sofia invece va a fare tending sull'AI. Wow. Ok, abbiamo il kibble, iniziamo ad avere il cibo per i nostri dromedari. Il punto è che sì, poi dobbiamo. Non sono sicuro di. Non sono sicuro di come gestire questa grande piantagione di foraggio. Dovrei costruirci qui accanto il tipico granaio tipo questo. Tanto abbiamo già due dei quattro dromedari. E presto. Branding dovrà andare a nord. Comunque niente, senza neutramine è un casino. Grande, grande, quindi. Allora, la cosa positiva è che Sofia e Branding adesso si mettono alla ricerca del multi-analyzer, che è veramente una tecnologia tosta. Però servono 4.000 punti, quindi servirà tempo per ricercarla. Nel frattempo, Lores non ha niente da fare. Suggerirei che iniziamo ad espandere di nuovo la serra idroponica high-tech. Dai goods trader, ottimo! Forse questi ci comprano i cammelli, sapete? I dromedari, va bene. Branding,
Parla con questi ragazzi, avanti. Yeah! Sì, ce li comprano. Allora, l'8 e il 9 glieli vendiamo subito. Vendono alpaca. No, grazie. Una carne di alpaca che potrebbe essere più interessante. Neutramin. Se dividiamo due dromedari e gli compriamo 93 neutramine, ci guadagniamo comunque, va bene. Componenti avanzati adesso ne abbiamo abbastanza. Purtroppo non hanno nient'altro di molto utile a parte un po' di medicinali. Ma sono bulk goods trader, in effetti, eh. Mondo. Vediamo di qualcosa di buono. Parca di pellaccio di uccello. Ok. Bene. Benissimo. Quindi praticamente ci siamo portati a casa questi neutramin e possiamo fare le medicine normali. Until you have, fai 25. Perché praticamente adesso noi qui abbiamo queste herbal medicine, ok, va bene, però non è che siano le migliori. Adesso abbiamo delle medicine normali, è molto meglio. Ok, allora ragazzi, io credo che potremmo darci appuntamento al prossimo episodio. Adesso qui finalmente la zona sembra un po' più simile all'area che la lampada garantisce. Costruiamo un'altra hydroponic basin. In questo caso non so se continuare con queste fragole, ma penso di sì, perché garantiscono comunque molto cibo, ma garantiscono anche molto lavoro, se devo essere sincero. Ok, stop, branding, mi va a parlare ancora con questo, perché abbiamo un nuovo dromedario. Dromedario 10, cambio di argento, ve lo portate a casa. Sono curioso di vedere se ci sono ancora dromedari nella wildlife. Cambio idea. Patate, riso, fragole, hill root, cotone, cycoid leaf, smoke leaf. Qui mettiamo delle belle piante curative. Mettiamo il riso, mettiamo il riso, qui creiamo una coppia con altre piante curative. Intanto recuperiamo le fragole. Perché no le fragole? Perché serve molto lavoro, cioè ogni giorno bisogna andare a raccogliere per poco cibo, meglio raccogliere meno spesso e avere di più, perché comunque adesso le scorte ci sono. E soprattutto meglio raccogliere, ragazzi, non le patate, il riso. Bene. Molto bene. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Grazie per essere rimasti con me.